Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 13 a 35. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?" Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?" Domandò loro: "Che cosa?" Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto loro le donne, ma lui non l'hanno visto." Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?" E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto." Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'uno l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ti spiegava le scritture?" Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone." Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Questo brano che chiamiamo I discepoli di Emmaus ti dà una testimonianza forte della risurrezione del Signore. Non è che, come dicevano i giudei, gli apostoli hanno rubato il corpo, non è che qualcuno ha combinato non so che cosa, ma proprio Cristo è risorto, perché loro l'hanno visto e soprattutto l'hanno riconosciuto nello spezzare il pane. Gesù ha riprodotto proprio l'Eucaristia, ciò che fece il giorno del Giovedì Santo, l'aveva riprodotto davanti a loro. E lì hanno capito chi era quest'uomo che conversava con loro lungo il cammino. Purtroppo non c'era più. Allora, senza indugio, tornarono questi discepoli, tornarono a Gerusalemme per annunciare la buona notizia. Ecco, carissimi, riconoscere Gesù nello spezzare il pane. Ogni domenica, oppure ogni volta che c'è la messa, noi spezziamo il pane.
Riproduciamo ciò che Gesù ha compiuto il giovedì santo. Facciamo memoria e memoriale. Ecco, carissimi, tocca a noi di avere un atteggiamento diverso quando andiamo a messa, perché tanti di noi vanno a messa perché la domenica, o perché c'è la preghiera, o perché vanno a prendere la comunione. Vanno lì senza una preparazione profonda, e allora logicamente queste persone non possono veramente riconoscere Gesù in questo pane spezzato, in questa Eucaristia. Gesù si offre a noi, è un segno visibile, la sua presenza visibile in mezzo a noi. Non possiamo andare a messa come niente fosse. Qui tocca prepararci e chiediamo sempre allo Spirito di illuminarci per vedere in questo pane eucaristico proprio Cristo presente. Lo dobbiamo riconoscere di questa Eucaristia. E conoscere Cristo nell'Eucaristia vuol dire anche conoscere Cristo nei nostri fratelli e sorelle, perché l'Eucaristia fa comunione tra di noi, e ogni volta che celebriamo la messa noi ci ricordiamo e noi vediamo Gesù Cristo in presenza in mezzo a noi. Non c'è bisogno di andare a cercare Gesù Cristo non so dove, è davanti a noi nell'Eucaristia, nel pane spezzato, nel pane benedetto che è diventato il suo corpo, carissimi. Lui è presente in questo, ciò che noi chiamiamo la comunione, ciò che noi chiamiamo l'Eucaristia, ciò che noi chiamiamo il pane. Questo è il corpo di Cristo. Lui è presente in mezzo a noi. Carissimi, che lo Spirito apri gli occhi nostri per riconoscere proprio Cristo nell'Eucaristia. Da lì avremo un altro atteggiamento, vivremo la messa diversamente. Non è più un luogo di divertimento, non è più un luogo di appuntamento, ma un luogo di incontro con il Signore. Che Dio vi benedica, santifica ogni cosa vostra. Vi auguro una buona e santa Pasqua a tutti.